Io sono pronto, quando volete. Discevolo, prego. Mister, buongiorno, rimaniamo in tema. Volendo esercitare un po' una delle altre sue passioni, quella della letteratura, no? Sì. Pensando un po' a Malavoglia, pensando un po' a Verga, la terra crema, Visconti e via dicendo. Ma dopo il successo di Rende, secondo lei, la sfida domani con la Paganese potrebbe significare per l'Avellino l'inizio di un nuovo mini campionato? Ma voglio dire, io penso che nessuno tra i più ottimisti tifosi di Avellino, giornalisti addetti ai lavori, poteva pensare all'inizio, e parlo a luglio inoltrato, all'alba del mese di agosto, che l'Avellino potesse a 10-11 giornate dalla fine ipotecare una salvezza. Questo adesso è facile parlare, però io leggevo anche prima. Quindi al momento penso che si è fatto inizialmente, durante l'anno, merito di tutti, io il merito in primis lo davo sempre ai ragazzi, qualcosa di importantissimo, punto. La partita di domani, se dovessimo fare risultato pieno, sicuramente, voglio dire, avremmo messo una pietra importantissima sulla salvezza. Detto ciò, chi mi conosce e voi mi conoscete, io in un campionato anche un punto in più per me è determinante. Quindi, se qualcuno dovesse pensare, quindi ve la faccio io la domanda e vi do anche la risposta, che l'Avellino, e mi assumo la paternità di quello che dico, perché poi le cose che dico le mantengo sempre, in positivo, in negativo, anche quando delle scelte, ahimè, purtroppo, possono essere impopolari o scelte difficili nell'immediato da assorbire. È normale che se noi, come ci auguriamo tutti e con la schiettezza che mi contraddistingue, in questo momento, secondo me, noi al 70-80% dovremmo essere salvi. Cosa voglio dire? Ma se qualcuno dovesse pensare che nel momento in cui avessimo raggiunto un'ipotetica salvezza ci sarebbe l'abbronzante, la sedia a sdraio, l'asciugamano, con Capuano non esiste. Quindi cosa voglio dire? Noi fino all'ultima giornata, poi tanto ci rivedremo, i miei giocatori vanno in campo e faranno quello che hanno fatto fino adesso. Io ricevo tanti messaggi, il più bello è stato, le riconosciamo una sola, non una sola, tra le, vabbè, le riconosciamo il fatto che quando si dice vogliamo la maglia sudata, ogni giocatore dell'Avellino, con pregi e difetti, quando va in campo c'ha la maglia sudata. Quindi concludo nel dire, per me, Capuano allenatore, fino all'ultima giornata, anche un punto in più in questo campionato sarà determinante. Quindi non ci poniamo limiti. Nel momento in cui noi ogni partita la giocheremo come la partita della vita, ma d'altronde l'anno scorso con il mio Rieti, e mi fermo nella sua domanda, purtroppo, e mi dispiacque pure, feci esonerare Novellino all'ultima giornata a Catania, l'ultima giornata quando noi eravamo salvi da 5 giornate, e concludo, gli altri fanno le chiacchiere, io almeno su questo ho fatto sempre i fatti. Stanco, pressa, grazie. Mister, domani sarà la partita importante, avrà anche qualche problema di formazione? Molti. Sì. Qualche defezione forzata, come affronterà da questo punto di vista questa partita? Avremo tante defezioni, signorina Stanco, come d'altronde sono abituato in questo campionato. Sicuramente però io non voglio difendere nessuno, però e né dire dare un giudizio per le squalifiche dei miei giocatori da parte della Procura Federale, però c'è stato un accenno di rissa quando a Parisi gli hanno spaccato il labbro, no? Si evince dalle immagini. Perché due giocatori miei squalificati e nessuno del Rende? Cioè,
Quando io ho detto era una partita difficile, nel post-gara ho detto è stata una corrida, come giusto che sia, perché loro hanno giocato la partita della vita, come giusto che sia, come avrei fatto anche io. Noi siamo andati preparati, era una partita, io la chiamo da casca e elmetto, no? Ok, non molto da fioretto. Noi invece in alcune circostanze su di un campo non bello abbiamo giocato anche di fioretto. E quindi, oltre a tutti i problemi che abbiamo, abbiamo due defezioni in un settore purtroppo dove siamo pochi. Però mi domando perché la Procura federale interviene. Io non dico nulla, se c'è stato un accenno di rissa, la rissa penso che non l'hanno fatto solo i giocatori dell'Avellino, giusto? Hanno fatto i miei giocatori in maniera anche sbagliata, con l'onestà che mi contraddistingue, perché poi so io quello che gli ho detto ai miei giocatori ieri e quello che gli ho detto tra il primo e il secondo tempo, tanto mi conoscete, quindi non è una giustificazione. È normale che vedono un bambino col labbro spaccato, ti viene la cosa di andare sbagliando, però perché i miei vengono squalificati ed errende nessuno? Mi fermo su questo. Avremo tante difficoltà, però come abbiamo sempre fatto, non cerchiamo alibi e cercheremo di mettere una squadra in campo che abbia equilibrio per continuare a sognare, per continuare a far sognare tutti coloro i quali amano l'Avellino e anche per continuare noi, perché mi sembra che siamo al quinto risultato utile consecutivo, quindi sesto risultato, continuare a far bene sarebbe una bella cosa. Mister, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Come mai iniziata la sua avventura sulla panchina dell'Avellino? Anche se non è ancora dentro i binacci, in questo percorso cosa si porta dentro come ricordo più bello, se c'è qualche rimpianto in particolare? La prima domanda è quella più bella e me la porto per ultimo perché è una domanda da sentimento altissimo. La prima, il rimpianto qual è? Sei traverse consecutive sullo 0-0, giusto? A prescindere il rigore dato o non dato, la mia squadra, e non conto il palo sulla parata stratosferica di Guarna sul 2-1 sul tiro di Rossetti, perché lì è un palo esterno, ma sei traverse interne, o meglio 5 più un palo interno di Charpentier a Caserta sullo 0-0, penso che non succede quasi mai, e mi fermo, ho dato domanda e risposta. Poi c'è anche qualche rimpianto di qualche partita dove potevamo fare meglio, partita che potevamo concretizzare meglio, partita dove abbiamo preso qualche gol in maniera, voglio dire, non bella, dove abbiamo fatto degli errori, sicuramente i rimpianti ci sono. La cosa più bella? La cosa più bella è che ho inseguito l'Avellino per 22 anni. Una volta andai a parlare col commentatore Sibilia alla Galleria Mancini, voi siete giovani e non vi ricordate, ma Pellegrino non si può ricordare e lui non si può ricordare, la signoria non si può ricordare, e ho capito, io infatti ho detto ai giovani, andai a parlare da Sibilia, mi seguite? Scendo ed ero l'allenatore dell'Avellino, io ero un bambino, avevo 32-33 anni, però avevo fatto già campionati importanti, a prescindere da quelli che avevo vinto, avevo fatto Putiolana, vi ricordate, no? Miracolo Putiolana, avevo allenato a Taranto, ero un bambino come quando la mamma non ha i soldi per comprargli il gelato, io avevo sto gelato ipoteticamente, e poi al mio posto, se vi ricordate, fu preso Vittorio Belotti. Vi dico anche questo, io da quel giorno non ho mai mollato questo desiderio illimitato che mi viene spezzato nel mezzo di questa partita Juve Stabia Avellino, dove se ne dicono di tutte e per tutte qua, quindi questo mio desiderio illimitato arriva voluto anche da gente che ha sempre voluto il mio arrivo, erano in pochi e li ringrazio tuttora, sapevo lo striscione, no? Sapevo, però in me sapevo che avrei conquistato non attraverso la bravura dell'allenatore, attraverso il pormi, attraverso il lavoro, attraverso l'abnegazione,
e attraverso l'applicazione. E avevo smontato quello e oggi ho capovolto. Questo è il mio momento più bello e il mio momento più toccante per uno che vive ancora di sentimenti alla mia età. Prego. Allora, tornando alla stringente attualità, domani, classifica docet, praticamente ci potrebbe essere una gara, un confronto, diciamo, dalla forza dei nervi distesi, atteso che entrambe le contendenti hanno 34 punti, sono ampiamente lontano dalla zona salvezza. Insomma, si potrebbe vedere un bel calcio, un confronto vero, alla pari, senza lo stress del risultato a tutti i costi. Però, insomma, il campo dovrebbe dimostrare qual è la più forte. Se andiamo a vedere individualmente e complessivamente i due organici, l'Avellino dovrebbe prevalere. Sarà così? Io mi auguro che la tua analisi sia quella giusta. Noi giocheremo per vincere, senza ombra di dubbio. Qualcuno pensava che andassi a giocare a rende su due risultati su tre, io avevo detto che volevo vincere, come d'altronde non abbiamo mai fatto una partita sparagnina, ovunque, anche a Francavilla. Noi a Francavilla abbiamo fatto un miracolo sportivo, non viene enfatizzato perché voi non parlate di calcio, voi parlate di quote societarie, del ministro degli interni, non parlate nemmeno del coronavirus, parlate solo di questo. Però voglio dire, il Francavilla, noi in 10, noi abbiamo subito un gol su una palla rinviata e un colpo di testa dove ha fatto una gran parata Dini, no? E noi in 10 abbiamo recuperato la partita e la domenica dopo hanno vinto 2-0 a Terni e hanno dato 4 sberle al Catanzaro. Quindi voi probabilmente, io sono sfortunato in questo periodo perché vengono attenzionate altre situazioni, il campo lo attenzionate poco, quindi anche a Francavilla noi siamo andati a fare una partita per vincere. Cosa voglio dire? Che noi domani giochiamo con una squadra che ha gli stessi punti nostri, una squadra quadrata, una squadra allenata bene, una squadra che difende basso, quindi non vi aspettate che la Paganese venga a palleggiare. L'ho studiata, anche quindi io so, quindi noi dovremo essere bravi nel farli venire fuori, non è che noi andremo su gioco diretto, gioco frontale, altrimenti non faremo un tiro in porta, però giocheremo per vincere, su questo non c'è ombra di dubbio, quindi sperando che troviamo le giuste argomentazioni per venire a capo di una partita non semplice, perché loro sono una gran bella squadra, voglio dire. E non so dove lo dovevo preservare, è arrivato il sabato prima di Bisceglie e poi penso che l'ha detto stampa mio che è molto attento, vi ha detto che aveva la febbre nell'ultima partita, quindi non era convocato, non era convocabile, non è stato proprio convocato. È un ragazzo che io ho avuto a Rieti l'anno scorso, è stato preso anche in funzione dove si poteva fare minutaggio, 99, e secondo me è un giocatore serio, un professionista, un ragazzo eccezionale, un ragazzo di rottura, non è un giocatore di pensiero, è un giocatore di aggressione, è un soldato come i giocatori che piacciono a Capuano, è un 99, può crescere e potrebbe essere in futuro anche un giocatore importante, soprattutto perché l'anno prossimo è ancora under. È normale che sono contento per lui, ha fatto un gol che rimarrà nella storia dell'Avellino, no? Perché lui, se non sbaglio, è di Lioni, non vorrei sbagliare, giusto? È nato a Lioni, quindi è un irpino. L'anno scorso vi assicuro che ogni partita domandava chi ha fatto l'Avellino, ricordo una partita all'Anusei, non vorrei errare, si giocava il campionato, chi ha fatto? Quindi lui è malato dell'Avellino, è tifoso dell'Avellino ed è normale che ha fatto un qualcosa che rimarrà per lui per sempre, ma anche per noi, perché ha fatto un gol importante, decisivo, magari che l'aveva sognato per una vita intera. De Vito, i rigori. I rigori sono troppo serio io, devo dire la verità. Il primo input dalla panchina ho detto Mikoski.
sono troppo serio, no serio, dico quello. Poi è venuto Pozzebon a chiedermi e lì ho detto di Paolo Antonio. Bene? È normale che adesso valuterò. È normale che di Paolo Antonio gode della mia stima illimitata. Ne ha sbagliato qualcuno, quindi valuterò. Mister, buongiorno, per tono immagino sia rientrato. Sicuramente, certo. Esatto, un'esclusione, l'ho mandato via dal campo, tanto le cose le sapete, perché l'ho visto non attento, non l'ho convocato con la coerenza illimitata, perché non è se un allenatore manda uno via dal campo poi lo convoca, vuol dire che deve andare a vendere le patatine, no? Cioè deve fare un mestiere diverso. È rientrato, io mi sembra che feci una metafora, il fatto del film, no? Lo lasci a casa a vedere un bel film e poi lui arriva carico. È arrivato carico, rientra senza ombra di dubbio. Su Ferretti immagino che si aspetti molto, molto di più da lui, visto che ha vinto il campionato, forse finora ha fatto un tempo. Allora, mi fa piacere di questa domanda perché ribadisco fino all'inverosimile, perché io sono uno abituato a prendermi le responsabilità totali e mi sono preso anche responsabilità dove in tante situazioni nel passato non c'entravo nulla. Noi sapevamo, quando dico noi tutti, che quando prendevamo questi giocatori li dovevamo aspettare, perché erano giocatori che venivano tutti da lunga inattività. Tutti, quando dico tutti, eccezione fatta per Bertolo, che aveva sempre giocato a Picerno, e che il girone d'andata, tutto C, non voglio fare pubblicità, penso che sia il portale più letto, lo aveva eletto come miglior giocatore del girone C, braccetto di sinistra, giusto? Cioè, lo sto dicendo in Mondovisione, andate a ritroso, andate a vedere, Bertolo era il miglior difensore del girone C. Quando si prendono i giocatori vanno presi anche a qualità prezzo, giusto o no? Perché se volete prendere Matarazzo è un conto, se volete prendere Ibrahimovic ne è un altro, bene? Quindi il giocatore va, adesso parlo serio, valutato qualità-prezzo. Bene. Cosa voglio dire? Che sapevamo che questi giocatori venivano da periodi di lunga inattività e li dovevamo aspettare. Quindi lo sapevo io, lo sapevano tutti. Ferretti è un giocatore, secondo me, forte, ma che purtroppo non giocava da tempo. Quindi deve prendere la condizione, gliela sto facendo prendere a poco alla volta e è un giocatore che a me piace tantissimo. Domani può giocare lui? Può giocare chiunque domani, abbiamo tante assenze, quindi può giocare chiunque. La domanda era parte titolare o subentro, non ho deciso, dopo la rifinitura di oggi deciderò. Grazie. Prego. Quella della Rende con il doppio cambio e poi di Paolo Kalinowski e di ricordavo fuori dal Badoro, la squadra ha cambiato molto e anche cambiato intensità. È stato anche un segnale per chi si ritiene in questo momento, forse come di Paolo Kalinowski, sempre dita l'anima inamovibile, anche se l'ultimo io qualche passaggio vuoto l'anima registrato. Non è che sono a tocco come le altre partite. Allora, intanto titolari inamovibili per l'Avellino non esistono perché c'è Capuano allenatore. È normale che bisogna dire su questi due ragazzi che hanno tirato sempre la carretta. È normale che io non è che voglio difendere, devo dire le verità, di Paolo Antonio va in campo infiltrato sempre, no? Così lo diciamo a tutti perché non è che adesso dobbiamo sacrificare questo ragazzo. Io ho l'obbligo di difendere i miei figli. Di Paolo Antonio sabato non si è allenato, che di Paolo Antonio ha un problema grave al ginocchio, si deve operare a fine campionato, quindi questo ragazzo si sta sacrificando per l'Avellino. Chiaro, in scadenza di contratto. Vedete come io difendo i miei giocatori? Io se devo attaccare a muro un mio giocatore lo faccio, ma non lo sa nessuno. Però quando devo difendere li difendo, quindi dovete sapere le verità. Di Paolo Antonio va in campo sempre infiltrato. Quindi questo ragazzo non va altro che applaudito e sostenuto. Bene, è normale, Mikoski nelle ultime partite
sta avendo un momento di difficoltà, lo vediamo tutti, quindi non è inamovibile. Per quanto riguarda le scelte, mi sono accorto che dovevo portare il cosiddetto doppio centravanti in area di rigore, ok? Perché loro giocando, voglio dire, a 4 e non giocando a 3, noi li potevamo mettere in difficoltà a destra facendo uscire il terzino e avendo due. Quella è una fase di lettura tattica che mi è andata bene, come mi è andata bene quando poi dal 3-5-2 sono passato al 3-4-1-2. Ho inserito Garofolo perché mi serviva uno che facesse legna e quindi, diciamo, siamo stati fortunati ma anche bravi nel leggere la partita. Chiedo scusa se ho detto il fatto di Paolo Antonio con veemenza, però è normale che la gente deve sapere. Questo è un ragazzo che sta facendo sacrifici illimitati e li sta facendo per lo scudetto e quindi è giusto che si sappia. Cioè, lui va in campo sempre infiltrato, come tanti altri. Quando la gente dice, e l'hanno detto alla mia presenza, siamo orgogliosi di voi, più delle squadre che hanno vinto il campionato, penso che non ci sia un complimento più notevole. Per me vale più di una vittoria di un campionato quando uno mi dice una cosa del genere, perché probabilmente sanno tutte queste cose. Quindi vi ho detto una cosa che non sapevate, però giusto merito a questi ragazzi, e nel contempo si parlava di Paolo Antonio, ma potrei fare anche altri tanti esempi. Signorino, a proposito di Paolo Antonio, io personalmente, insomma, parlando con un amico in Serie D l'anno scorso, vedendolo giocare, dissi, è arrivato ad Avellino un giocatore di Serie A, però ovviamente deve, come dire, confrontarsi con la quarta serie, che è tutto un altro calcio, perché un conto è il calcio, tu sai che meglio di me che esistono tre tipi di calcio, il calcio giovanile, il calcio dilettantistico, il calcio professionistico, quello ultra professionistico della Serie A. Dissi, questo qui probabilmente ha le stimmate del calciatore di Serie A. Tu ovviamente, dopo aver parlato giustamente molto bene in prospettiva futura di Parisi, ritieni che ci sia un secondo calciatore, ecco, che risponde al nome di Paolo Antonio, che possa avere anche prospettive addirittura di massima serie, ovviamente nel pieno della sua forma? Di Paolo Antonio è un 92 rispetto a Parisi, che è un 2000. Di Paolo Antonio secondo me è stato gestito male nel passato. Cosa voglio dire gestito male? Mi spiego. Di Paolo Antonio non era un giocatore che poteva stare a casa l'anno scorso quando l'Avellino l'ha preso in D, e non era nemmeno un giocatore che dopo il campionato di D era ancora a casa, giusto? Era un giocatore dove non è stato valutato, secondo me, bene a Terni, e dove non è stato valutato bene in altre situazioni. A me è un giocatore che piace, è un giocatore che piace molto, ha una qualità illimitata, io la chiamo la sventagliata, lui ti mette palla girandosi in cieco, chiamo io, non in zona luce, a 40 metri tesa, no? È una delle giocate che noi facciamo meglio quando apriamo per Parisi, no? È un giocatore, secondo me, che negli anni scorsi è stato gestito non bene. Adesso è un 92, se tu mi dici può arrivare in Serie A, non ti so rispondere con la schiettezza che mi contraddistingue. Se mi dici Parisi, io mi giocherei la mia carriera, perché è un 2000 e potrei essere, poi ce ne sono anche altri. Per me un giocatore che stava venendo fuori in maniera nettissima era Silvestre. Ci ha giocato e ci gioca ancora un certo Valdifiori, sì, che sì, sì, andava per la maggiore, ma io ti dico, se ti dico, di Paolo Antonio tanta inferiorità, cioè, io ti dico che di Paolo Antonio è un giocatore che a me piace tanto. Ha ragione di Paolo Antonio, però ecco, io me lo auguro, io se andassi in B di Paolo Antonio lo porterei, però io in B ci voglio andare con la tua squadra, quindi qui per mandarmi da Avellino mi devono prendere a calci soltanto, quindi, comunque una B da vertice la può fare, per me è un buon giocatore, per me è un buon giocatore. È uno dei pochi in Italia che gioca alla Serie A. Ha detto niente, può fare pure la Serie A. Sono contento. Ah,
Sì, per esempio a me piaceva tantissimo Silvestri quanto si è fatto male, gli avevo fatto perdere 6 kg, 5 kg, mi odiava sto ragazzo, stava in una fase... Io, ma quando si recupera? No, lui sta facendo già bene la riabilitazione, io ho perso Charpentier ragazzi, ho perso Silvestri, io non parlo mai quando mi dicono tutte le negatività di questo campionato, non sono solo tutte altre, ma anche il campo, io ho perso Charpentier. Ho perso Silvestri, ne ho persi tanti. Mister Rizzillo come sta? Non penso che domani possa andare in campo, quindi diamo un altro vantaggio alla Paganese. Sì. Nemmeno. Abbiamo un bollettino di guerra, ma nemmeno lo dico, tanto oramai ci sono abituato. 11 persone le trovo inizialmente, sia tranquilla per dare equilibrio e per tentare di vincere una partita. Come farò? Lo farò perché è un gruppo di ragazzi eccezionali, un gruppo di ragazzi che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare, che vanno gestiti, tante volte frusta, però a loro. Poi quello che penso lo dico sempre, sono bravi, sono ragazzi che si applicano, ragazzi che si sacrificano, è un gruppo che qualsiasi allenatore avrebbe il piacere di guidarli. Grazie a tutti. Arrivederci. Chi è che grida di là? È il ragazzo.